il vincitore, il primo nome sul palmares di questa gara è proprio il suo, ha vinto la prima edizione. Mi hai detto in conferenza stampa che quella, che insomma sei felice di giocare a casa, intanto perché è bello giocare a casa. È bello, è difficile, nervosismo tantissimo, ci voglio provare anche quest'anno, però so che ci sono dietro i macchinoni e sarà dura. La differenza al chilometro è alta, però io provo a recuperare il più possibile, quindi cercheremo su Montevecchio di difenderci e di attaccare sulle prove di Arcus, giustamente. Lì c'è discesa e a tutta. E niente freni, eh? Niente freni. Ogni tanto sì, fa ma per tranquillizzare lui più che altro, ecco, vero. Senti un po', che stagioni sono le tue? Tu quante gare hai all'attivo? Allora, dico, qua volevo farmi il regalo, è la mia 100ª gara, volevo prendere il macchinone, non ce l'ho fatta, però sono contento di essere tornato a un vecchio amore, che è la Clio Super 1600, è un po' più competitiva della macchina dell'anno scorso. E io penso che anche le macchine grandi non dormiranno sonni tranquilli stanotte, voglio fargli la sorpresa, io ci provo. Li ringrazio di essere venuti anche i migliori piloti della Sardegna come Auro, Musselli e Diomedi con queste belle macchine, sarà un bel vedere per tutti, quindi venite numerosi e divertitevi. Loro si divertiranno, lui a guidare, tu a navigare, ma ti diverti o ti mette... No, no, con Marino è veramente divertente, è anche un po' paudosco. No, ti volevo vedere io. Un applauso per Marino e per il suo navigatore Salvatore, gareggeranno con questa Super 1600, dai e tutta, ok, taglia che rosso si dice, quindi vai che il momento è quello buono, numero di gara 8, non perdetelo di vista, domani i colori sono quelli della GS Promotion e anche l'unica Super 1600 in gara. Padre and Song, no, ma chi è? Oddio, non è vero, è un imbroglio, c'è un intruso, vieni qua, c'è un intruso.
secondi assoluti riscrivono il loro nome sull'alba gara con una super 1006. Hai dato filo da torcere a dei macchinoni, sei stato super bravo. È stata dura, eh? La seconda prova, quella che abbiamo vinto, a un certo punto ho detto mi sa che non la finiamo oggi, eh? Perché abbiamo dato tutto sul bagnato, sapevamo che lì, conoscendo anche un po' com'era il fondo stradale, potevamo dire no. Poi quando la strada si è asciugata è stata dura. Non ho capito. Non abbiamo sbagliato niente, io devo ringraziare Tore, gli sponsor, tutto il tipo, perché ero preso, non salutavo perché non potevo salutare, però vi vedevo tutti, era bellissimo. A fine prova ero emozionato. Niente, cosa dire? Le se no, vedi se sta Colombi nella pompa e benzina. Era la macchina. Sai dove sta vicino alle verifiche, sta con le linee di benzina, lo lasci a lui. Secondo me con Tore oggi abbiamo fatto una gara veramente perfetta. Siamo stati bravi e vicino è un bel modo di festeggiare la mia 100ª gara, dai. Fammi sapere se lo lascio a lui, ok? Marino nella sua 100ª gara è anche un bel impegno morale oltre che fisico. No, ma quello senz'altro, ho proprio questa gara mi ha fatto faticare tanto per dargli le noci. Perché andava un po' troppo veloce. Andava per conto suo, ma è staccato l'interfono, no? Oh vabbè, sai che cos'è? Io la strada la conosco, ci abito, non c'è poco da fare. Però quando uno corre in macchina molte volte riesce anche a perdersi perché sei talmente preso che è una cosa incredibile. Poi io volevo dire anche una cosa, oggi sono arrivato secondo, però secondo me il secondo posto era di Musselli perché lui sull'ultimo ha forato tagliando in un posto dove sono passato anche io. E io so cosa vuol dire perdere una posizione, è successo anche a me per una foratura. A volte sono stato fortunato, se no oggi saremmo arrivati terzi che per me andava benissimo. Io devo ringraziare Musselli e Diomedi che sono venuti qua a correre a casa mia perché sono due piloti molto forti, tra i più bravi in Sardegna, ed è un onore essermi scontrato con loro. Bravo! Bravo! Pronti a raccoglierlo anche con gli scatti dei nostri amici fotografi che poi porteranno a casa il lavoro, e anche per voi vale ciò che abbiamo detto a Musselli, accompagnate l'auto. Anche per loro ci saranno le medaglie sicuramente, le strette di mano e i festeggiamenti. Ci prepariamo. Assessore, è la prima premiazione che fa. Portiamo bene, attenzione. Neo assessore regionale all'ambiente avrà il compito piacevolissimo di premiare i vincitori di questa gara che a bordo di una Skoda Fabia portano a casa il primo assoluto, il primo di gruppo e il primo di ufficiale. Vai con il podio di questo secondo rally del Parco Geo Mineradio. Eccoli là. Ancora qualche foto, poi chiediamo di liberare la rampa perché andremo incontro agli altri.